3, 2, 1, check CG. Vai. Oddio! Madonna brutto! Ha perso il sex appeal? Sì, nettamente. Lo sta perdendo inesorabilmente il sex appeal. Ci pensa il Beffa adesso. Oh, di qua! No, lasciali così, Oma! Lasciali così! Dai, tagliatemi i capelli. Almeno finisci lo più bene. Io lascerei così. Io l'ho fatta la penitenza, ma almeno tagliami i capelli. No, free. Che mi hanno fatto un assist e dici chi ha segnato, quando ha segnato chi l'ha... Aspetta, ma guarda, inquadra bene, oh, doppia cifra, capito? Porricelli, io ho le palle per portare le palle per portare i capelli, fenomeno. Taglierò ora festeggiamenti live. La Papu Dance di Massimo Cocciari in diretta dal Gino Bossi di Firenze. No, bastardi! Ogni promessa debito! Non mi fare danni noi però che sia. La storia... Se no mi armando subito. La storia del Villaviagio inizia da qui 16 anni fa. Due amici iniziano un'avventura, Piero Vicaroni, Giulietto Germini. Manca Franco Mattioli. Manca Franco Mattioli. Perché è stato uno dei fondatori con noi altri e purtroppo è andato perché stasera c'è un'altra partita tesa, dunque sì. Preferite tornare a casa. Mangialasche, eravamo un 6-7, eravamo, miseria, è giusto. Scortecciano. È giusto, non dimentichiamo nessuno perché in questi momenti bisogna ricordarsi di tutti, di quelli. Tutti quanti i nomi li ricordiamo, però eravamo una decina di persone, 10-12 persone. Ma avreste mai pensato 16 anni dopo di ritrovarvi al Bozzi di Firenze a festeggiare un triplete con le orecchie di Topolino e con la parrucca? Io forse no, Piero sì. Arrivare qui penso che nessuno di noi ci avrebbe mai sperato, questo è sicuro, neanche io, anche se quest'anno alla squadra, alla società, tutti quanti, l'obiettivo numero uno era la Coppa prima del campionato, questo l'abbiamo dichiarato fino all'inizio e penso che oggi l'abbiamo dimostrato di essere veramente una squadra, specialmente il primo tempo abbiamo... 3-0 dopo 19 minuti. Sì, sicuramente il primo gol ci ha un pochino agevolato un po' la situazione e tutto quanto, però siamo partiti... Penso che una partenza così non la ricordo da parecchio tempo. Ma Topolino l'ha capito che ha scritto la storia oggi? Ancora Nico non mi rendo conto, sicuramente quello che abbiamo fatto, perché per noi è una cosa che è impensabile, dunque ancora non penso che né io né la società né i giocatori non ci rendiamo conto di quello che siamo riusciti a conquistare. Un applauso a tutti, ai ragazzi, ai giocatori, allo staff precedente, a Paolo Guastalvini, a Pignatini, al prof Fracassini. Ma gli sta bene o no la parrucca? A Giulietto la parrucca questa, lui è abitudine lui, con, sì, non è che oggi, lui la parrucca ce l'ha avuta da tanti anni, vuoi dire, no? Oggi... È ritornato sui suoi anni passati, dunque lui era sì, da giovane era proprio sì, sì, quindi sì. Siete partiti così, poi 16 anni di qualche anno fa, però 16 anni di Villa Biagio ha perso tutti i capelli, ha perso tutti i capelli perché purtroppo i pensieri non so se ti ricordi la promessa, dovrei andare anche al lavoro domani con questa mattina. Domattina, le prime due ore, c'è poca gente, un po' di confusione, in tono minore io farò questa promessa. Ma ci sono altri che devono fare promesse, abbiamo 18 chilometri da fare a piedi. Infatti questa, la promessa è? Era da Villanova, io, lui, altri 5-6, in sabato mattina, con la Croce Rossa dietro, Villanova, Santa Maria di Angeli. Bisogna prenotare la Croce Rossa perché... Quella qui nel campo già sono... Scortati. Sì, a posto. E queste sono le promesse. Allora, c'eravate all'inizio, ci siete oggi, ce l'avete una dedica per questo triplete che fa entrare il Villa Biagio nella storia a tutti gli effetti? Guarda, oggi
Io la voglio fare a un giocatore, a tutti un plauso, ma un giocatore. Lui ha menzionato l'allenatore precedente, tutti, è giusto che partecipino alla festa questa, ma c'è Matteo Sisani che si è in preparazione, ha rotto un ginocchio, si è allenato costantemente, ha fatto una partita, è rientrato nel gruppo, è stato sempre presente, ma non per denigrare gli altri, ma perché ha dato un senso di professionalità, di attaccamento, che questo poi è stato da tutta la squadra supportata, e questi sono i risultati. Sicuramente la famiglia mia, perché mi è stata sempre vicino nei momenti, perché io sono un po' vulcanico. Ti salva l'occhiale, se no si vedrebbe la cremuccia. Sono stati sempre pazienti con me a casa, tutto quanto, e sicuramente il primo pensiero va a loro, assolutamente. Poi a tutta la società, che siamo sempre un gruppo unito, compatto. Penso che oggi la gioia più grossa ce l'ho avuta prima della partita, perché eravamo 70 persone tutti insieme, tifosi, sostenitori, tutti quanti insieme a mangiare, dunque per me queste sono le cose, i valori più importanti della vita. Dopo la partita è venuta la vittoria, penso che più di così non posso chiedere, però va dato anche atto a un gruppo di ragazzi straordinari che hanno fatto una stagione straordinaria, dopo tante critiche che abbiamo avuto dall'inizio del campionato, perché sembrava che avevamo sbagliato tutto. E penso che oggi questi hanno dimostrato veramente che hanno gli attributi giusti. Trovare altri stimoli in questo momento. Porricelli, Giallo, Vergasi. 5 campionati, 4 corse. Mentre ci sei. 5! 2! Io pensavo volessi smettere dopo aver visto Alessio Vergaini segnare in una finale. Per vincere la Coppa potevo solo segnare io, se no. Se lo ridescrivi il gol di Vergaini, tu che sei abituato a farle, stavolta fai il telecronaco, vai. Semplice, ha alzato la testa, ma ha visto in mezzo, l'ha crossata, l'ha presa male come al solito, è andata sotto in croce. L'ho tirato un po'. Hai tirato? Ho tirato. Lui non c'era dentro. Lui non c'era dentro l'area, ho tirato. Gli sta bene la rapa. Potrei passare. È il simbolo della stagione, gentilmente. Ecco. Massimo Cocciari, veramente arrivato alla frutta. Sì, mancava il direttore sportivo, c'era, se eravamo tutti. Eccolo. Una grande soddisfazione, in 2 mesi in pratica hai vinto tutto quello che si poteva vincere. C'è chi ci mette di più, quindi va bene così, siamo e sono molto soddisfatto, è evidente, anche perché non pensavo minimamente di raggiungere determinati traguardi, quindi devo ringraziare la squadra, la società, per l'impegno, per la serietà, per quello che ci mette, ci hanno messo. È una soddisfazione enorme, perché non è semplice vincere Coppa regionale, campionato e Coppa Italia, quindi a questi livelli probabilmente per i risultati si è raggiunto il massimo, perciò più di questo penso che sarà difficile ottenere. 3-0 dopo 19 minuti, poi era troppo facile? Sì, secondo me sì, perché poi abbiamo fatto di tutto per complicarci la vita e ce l'avamo riusciti, perché indubbiamente Troina è una buonissima squadra, ha dei valori tecnici importanti, quindi noi eravamo un pochino stanchi sulle gambe, il fatto che psicologicamente magari le situazioni si erano ribaltate e la condizione fisica non era ottimale, non ci ha permesso di gestire la partita come si doveva, però alla fine il risultato l'abbiamo ottenuto, quindi è quello che interessa. Una dedica ce l'hai? La dedica ce l'ho, io ero in debito con mia figlia, perché quando ho perso la finale della Coppa Italia ad Umberti li allenavo in Lucera contro la Ponte Vecchio, e alla fine ho visto mia figlia piangere, la cosa ancora me la porto dietro, quindi sono stracontento di dedicarla a lei in particolare. La dedicava a mio figlio che è nato il 30, è un'emozione incredibile veramente, la vittoria di una squadra dopo la nascita di un primo figlio è qualcosa di indescrivibile. La tua promessa era? Assolutamente, devo fare 40 km in bicicletta con Federico e quanto prima lo faremo, e anzi vi manderemo foto e video del tutto. È l'uomo della finale, 2 gol insomma messi al referto, anzi?
Due pere, due pere. Sono decisamente due, sto aspettando quella del Verga, lo sto cercando ma non lo trovo. Il capitano ha fatto una pera anche lui, ha fatto un pallonetto clamoroso voluto dai 40 metri e niente. E dice, secondo alcune indiscrezioni, a Villanova gli faranno la statua entro poco tempo. È venuto il mio nipotino che mi segue sempre, anche la maglietta, con alle 10 perché è fuori classe. Però... Cosa penserà quando vedrà lo zio con queste due pere? Meglio che non mi vede, se no prendo in cattivo esempio. Chi aveva previsto i due gol? Dillo. Chi l'aveva previsto? Diglielo. Ah, certo. Risultato? 3-1. 3-2, ho sbagliato per poco. Il mago Frank. Due gol lui. Più bravo. Allora, aspetta. Leonardo Agostini aveva promesso di rasarsi, però per motivi di lavoro non può rasarsi. Non posso perché devo andare in Giappone e non mi posso rasare. Allora, quindi, visto che non mi posso rasare, stasera mi butto sul lago del Balestruccio, va bene? Vestito? Vestito, sì, vestito. Uguale. Aspettiamo il video. Ed stasera ci sarà il pesce Leo. Aspetta, fammi coprire che c'è una panza che è inguardabile. Che direbbe Ciccio Esposito? E questa squadra di pecore sono campioni d'Italia, se giocavo io vincevo le partite da solo, hai capito? Le vincevo da solo, ma già vince adesso i playoff, ciao! I campioni dell'Italia siamo noi!